Lo sguardo sgranato, doloroso di indicibile mestizia, il volto rigato dal sangue, la corona di spine poggiata sul capo, i lineamenti contratti, un fine intaglio dei capelli aperti a ventaglio e la barba bipartita, e poi il sangue a fiotti dalla ferita intagliata al costato, i segni dei chiodi conficcati alle mani e ai piedi, la tunica purpurea che lo avvolge, sono le caratteristiche del Lecceomo. La struttura lignea del 600, lunga circa 2 metri, conservata all'interno del monastero delle Vergini di Bitonto, che è stata mostrata per la prima volta durante la Settimana Santa. Il Cristo snodato, con giunture a piedi, ginocchia, mani e braccia, veniva utilizzato dalle monache benedettine durante il tempo quaresimale per i momenti della Via Crucis per la paraliturgia. Una scultura che riconduce al XVII secolo, anzi abbiamo anche motivi certi per pensare che sia stata realizzata da Filippo Altieri, uno scultore di alta mura che ha operato molto a Bitonto, ma non solo a Bitonto ovviamente, a Bitonto in maniera particolare perché ha realizzato anche la scultura lignea della patrona di Bitonto, dell'Immacolata, oltre che alcune sculture che sono nella chiesa di San Francesco della Scarpa e i busti di San Giacomo e San Filippo nella chiesa del Crocifisso, perché Altieri era amico di Carlo Rosa e quindi la sua presenza si spiega anche in conseguenza di questa amicizia. Perché dice tutta la passione che ha sofferto per la nostra salvezza.